eccoci con la nuova puntata del Fatto di Marcotti, nostro format delle fonti TV tutte le settimane, insomma, con Giancarlo Marcotti, che saluto subito. Andiamo ad analizzare le notizie principali, non solo della giornata, ma del periodo. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E come sempre andiamo a mostrare, insomma, attraverso i nostri titoli gli argomenti principali, poi con varie ed eventuali, perché si possono aprire tantissime parentesi. Allora, scenari economici e politici naturalmente come sempre. Banca Centrale Europea, guarda un po' che titolo ti ho preparato, Giancarlo, e Crosetto, la strana coppia. Vabbè, ovviamente è per strappare un sorriso, però parleremo della decisione della Banca Centrale, di quello che Guido Crosetto ha detto, insomma. Quindi banche centrali che sono entrate nella politica veramente al 100%. Price cap, andiamo avanti, cosa succede con l'accordo europeo? Appunto, abbiamo letto, insomma, dopo mesi, una trattativa che era iniziata a marzo, 180 euro è stato fissato il prezzo del gas. E poi, caro Vita, questa è una notizia che mi ha colpita particolarmente. Tra le altre, stangata anche sui trasporti, proprio perché riguarda i giovanissimi, non riguarda tutti, però i giovanissimi universitari fuori sede che devono raggiungere le famiglie in questo periodo natalizio e di feste, ma che non possono farlo a volte proprio per i costi dei trasporti, in particolar modo degli aerei, e ci arriviamo tra un po'. Allora, Giancarlo, partiamo da scenari economici e politici, ovviamente, per capire come vedi questa ultima parte del 2022 in prospettiva dell'inizio dell'anno, con ovviamente le banche centrali che manipolano l'informazione finanziaria, mi verrebbe da dire così. Ma guarda, allora partiamo proprio appunto dagli scenari. Io adesso, non per sottolineare una previsione che finora, poi dopo potrò essere smentito successivamente, ma che fino a non avevo, sai che quando parlavamo del famoso rally di Natale o rally di fine anno, dicevo caoti prima di parlare di rally, oltretutto porta pure sfortuna, non? Sì. Effettivamente, insomma, questo dicembre non si sta rivelando un grande dicembre, insomma, per le borse internazionali. Ma non si sta rivelando un grande perché all'orizzonte, insomma, l'inversione della curva, insomma, ci sono tante segnalazioni, alcuni indici, il leading indicator, cioè gli indici generali, diciamo, della situazione economica, sono tutti verso, insomma, temporale, ecco. Usiamo la parola che va usata, verso recessione. Quindi, insomma, da questi scenari non ne usciamo tanto bene. Poi ci auguriamo che il peggio non arrivi, che l'eventuale recessione sia solo così di breve durata e anche, insomma, abbastanza leggera, cioè tutto quello che... Però, se noi andiamo a vedere i dati volgono al peggio, questo senza dubbio. Sì, insomma, diciamo che c'è stato, come hai ricordato tu, un momento nel quale qualcuno aveva intravisto una speranza per i mercati, ma è stato, e anche questo è stato segnalato più volte, un piccolo rimbalzo, prima poi di tornare invece a una situazione, qualcuno l'ha definita, insomma, stiamo finendo l'anno come l'abbiamo iniziato. C'è poco, giusto per riassumere in modo veloce, insomma, c'è poco da dire. E appunto, le banche centrali manipolano ancora l'informazione finanziaria, ho ragione? Cosa ne pensi? Qua sulle banche centrali sarebbe da parlare a lungo, insomma. Io ho sentito prima Andrea, come sempre, insomma, e diciamo che per la prima volta non mi sono trovato perfettamente d'accordo con lui in questa critica che mi è sembrata a Christine Lagarde. Tu cosa ne pensi? Perché in realtà non è l'unico ad aver criticato Christine Lagarde, soprattutto non tanto nella decisione del rialzo dei tassi di 50 punti, ma in questo suo modo di comunicare ai mercati, no? Le decisioni e le previsioni della banca centrale. Tu come l'hai vista invece? Sì, ha un modo di porsi che non è classico, diciamo, dei banchieri centrali, che sono sempre fumosi, che sono sempre
Diciamo che io mi ricorderò sempre una frase di un celebre banchiere centrale, forse era Bernanke, che comunque aveva detto ai giornalisti: guardate che se per caso voi capite qualche cosa del mio ragionamento, vi avviso subito che non avete capito nulla, nel senso che li Sì. stava prendendo in giro, cioè stava dicendo delle cose senza senso. Se loro ci trovano un senso, sono fuori strada, no? Perché le cose un banchiere centrale si diceva non le può dire. La Christine Lagarde le dice. E poi stiamo a vedere quello che succede. La questione che dice Andrea, dice, non lo sa neanche lei qual è il futuro, come. Sì, però insomma, qualche dato più di me e di Andrea lo conoscerà, no? Quindi almeno me lo auguro, perché se ne sa quanto me Andrea, la Lagarde, allora siamo davvero messi male. Che dalla sua posizione, insomma, da quel grattacielo che si vede nelle immagini che state mandando in onda, insomma, qualche informazione più di noi ce l'ha, per cui, e in più, secondo me, sono altre due cose che non apprezzo. Cioè, il fatto di criticarla proprio personalmente. Allora, sappiamo tutti che c'è un board, nel senso, cioè, quindi se le decisioni sono prese all'unanimità, non è che Christine Lagarde si è Sì, bevuto il sì, sì, cervello, sì, no? sì. Quindi. Ma allora, facciamo così, tanto dobbiamo restare sul tema. Altro titolo, l'abbiamo visto poco fa, BCE e Crosetto, la strana coppia. Questo è il tweet di Guido Crosetto, ministro della Difesa, dopo la riunione della Banca Centrale Europea. Lui scrive: "Non ho capito il regalo di Natale che la presidente Lagarde ha voluto fare all'Italia." Cioè, qual è il regalo di Natale? Non tanto come... È ironico, No, eh? certo, e certamente, infatti dico non tanto il rialzo dei tassi di 50 punti e da solo, ma il fatto di aver, lui dice, promesso ulteriori rialzi, quindi di aver stabilito che tanto appunto questo atteggiamento aggressivo dell'Istituto Centrale è appena iniziato, e poi a iniziare, e questa forse è la cosa su cui è più ironico Guido Crosetto, di avviare a marzo la marcia indietro dopo gli anni degli acquisti di debito e quindi di conseguenza, come dire, accelerare il processo di rallentamento dell'economia. Questo dice Crosetto, per quello parla di regalo di Natale in modo assolutamente ironico. Allora, partiamo da qui, cioè non è, insomma, Guido Crosetto. E non solo a lui, perché poi sull'argomento è arrivato anche Matteo Salvini dopo di lui, non è andata giù proprio questa decisione. Sì, Salvini ha preso l'abbrivio di Crosetto, se non parlava Crosetto, Salvini se ne stava zitto, sono sicuro. Però, Salvini ha detto sconcertante bruciare così miliardi di risparmi. Ecco, così capiamo anche poi a conti fatti se si bruciano davvero così tanti risparmi. Prego, Giancarlo. non si bruciano e non si creano. Vabbè. Posso fare un po' di pubblicità al mio canale, perché io ieri sera proprio su questo argomento ho fatto un video e quindi eventualmente, insomma, consiglio agli ascoltatori di andarlo a vedere. Il titolo riguarda la prima parte del video con cui molti parlano di questo, non dico boom economico, ma insomma quasi dell'Italia nell'ultimo anno, avremmo fatto meglio di Germania e Francia per la prima volta, e io lo ridimensiono un po', ma più che altro parlo della seconda parte del video, Sì. in cui per capire la critica di Crosetto e per capire le ragioni e i torti, bisogna capire che cos'è l'inflazione. E tu sai che io ho così do una definizione di inflazione che è diversa da quella che normalmente viene data, cioè tutti i media, anche gli stessi banchieri centrali, eccetera, così parlano di inflazione quando c'è un aumento generalizzato dei prezzi. Io continuo ad insistere Quando che c'è la svalutazione della moneta. sì, ma semplicemente, solo Sì. per capirci, la questione è, come hai detto giustamente tu, la questione monetaria, ma
Il fatto è che non è detto che se ci sia un aumento generalizzato dei prezzi ci sia inflazione, cioè l'inflazione, io uso sempre questo termine, è una patologia della moneta. Faccio un esempio, perdonami se è un po' così, so che tu sei giustamente un amante del benessere fisico, eccetera, ecco. Se io faccio questo, l'inflazione, cioè se una persona, diciamo, ha un bel fisico, perché così fa degli allenamenti, insomma, tutte cose naturali, quello va bene, aumenta la massa muscolare in maniera naturale, allenandosi. Se invece una persona aumenta la massa muscolare prendendo degli anabolizzanti, non solo non sta facendo bene, sta danneggiando. Certo. Ecco, l'inflazione sono gli anabolizzanti, l'inflazione è quella, cioè l'inflazione è gonfiatura, non è aumento. Se c'è un aumento dei prezzi, dobbiamo andare a vedere se è un aumento inflattivo oppure no. Ok. Detto questo, sì. Effettivamente, dove ha una parte di ragione Crosetto, che l'inflazione americana è proprio classicamente l'inflazione, cioè è proprio una gonfiatura, no? Ok. E va combattuta aumentando i tassi, diminuendo la spesa pubblica, riducendo il bilancio della banca centrale. E questo stanno facendo gli Stati Uniti. Crosetto dice non è così in Europa, nella realtà, per essere, non è proprio così, ma insomma di questo aumento dei prezzi, una parte è un aumento inflattivo, un'altra parte non è un aumento inflattivo, deriva dall'aumento delle materie prime, come ha detto, ma tutta la nostra inflazione non deriva solo dalle materie prime, c'è anche una parte di inflazione, anche l'Europa negli anni scorsi ha emesso moneta in sovrabbondanza e quella parte lì va smaltita. Ultima cosa, la riduzione del bilancio delle banche centrali, Crosetto se la prende perché da marzo probabilmente la BCE ridurrà di 15 miliardi al mese. Attenzione, gli Stati Uniti già da tempo riducono, cioè da diversi mesi, riducono il bilancio della Fed di 95 miliardi al mese, non di 15. Noi non abbiamo ancora cominciato, cominceremo a marzo e lo faremo per 15, non per 95. Quindi la Lagarde sta operando in maniera diciamo corretta a mio modo di vedere, poi vedremo in futuro, però non sta esagerando. Ok. No, chiaro. Però appunto, no? Abbiamo visto come le borse abbiano reagito male. Questo è un po'. Lo so, infatti so cosa mi stai rispondendo, ma te lo chiedo lo stesso. Cioè, abbiamo visto le borse sprofondare, i BTP che sono tornati sotto tensione, ovviamente, no? Per l'annuncio, soprattutto quello relativo a marzo. Ecco, cosa rispondi a questo? Non dobbiamo dire la verità, perché altrimenti se diciamo la verità... No, diciamo la verità. È quello, cioè lo so che... Allora, tutto quello, e io infatti prima stavo parlando di una probabile imminente recessione. Sì. Chiaro che tutto quello è una medicina amara da ingurgitare, però è una medicina... Quindi lo so che i mercati soffriranno, i nostri BTP soffriranno, cioè io infatti vorrei che non esagerasse la Garda e la BCE, ma al momento non lo sta facendo, sta prendendo delle misure. Siamo ancora con tutti questi aumenti al 2,5% rispetto agli Stati Uniti, abbiamo tassi ancora molto più bassi.
Quindi che faccia male poi all'economia, oddio, non possiamo avere la voce piena. C'era anche stato, intanto Antonello scrive esattamente, diciamo, la realtà delle cose, e poi dice allungare il momento di inizio dello smaltimento, questo è il regalo all'Italia, con un sorrisino. Stavo dicendo, anche da parte di Confindustria era arrivato a un appello alla Banca Centrale Europea di non continuare con questa politica, cioè perlomeno di rallentare un po' questa politica aggressiva, perché secondo Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, adesso è il momento di pensare al rilancio dell'economia. Però il problema è che come si fa a rilanciare l'economia se abbiamo un'inflazione al 10%, no? Questo è un po' il tema. E allora si parla di appello inascoltato di Confindustria. Però è certo, Bonomi è di parte, porta l'acqua al suo mulino, però cioè, io devo fare un'analisi più obiettiva. Se fossi presidente di Confindustria probabilmente direi le stesse cose di Bonomi, ma non, certo, questo è evidente che gli industriali, come abbiamo detto prima, l'economia ha da soffrire per queste decisioni della BCE. Ma quindi non è vero che si bruciano i risparmi, così come ha detto Matteo Salvini? Ma e allora prima si erano gonfiati e adesso si sgonfiano. Non è che quando le cose crescono, crescono in maniera naturale, sana, eccetera. Anche prima, ripeto, più che bruciare, è la questione di gonfiare e sgonfiare. Uh-huh. Si erano gonfiati. Delle cose vanno sgonfiate, purtroppo. Ok. Ha messo, ovviamente, Matteo Salvini diceva: noi stiamo facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni, tagliare le tasse, e invece la BCE in un pomeriggio di metà dicembre, questo è il suo virgolettato, approva una norma che brucia miliardi di euro di risparmi in Italia e in tutta Europa, facendo schizzare lo spread. Questo è un allora, po'. Manu, lasciami dire che debba essere io a difendere la BCE. Siamo proprio. Infatti oggi non so cosa è successo. No, scherzo, ovviamente l'ha motivato perfettamente. Ma insomma, dico, non so cosa sia successo. È il Natale che oggi ci ridà un Marcotti di questo tipo. No, perdonami anche così l'ilarità, ma obiettivamente, io la BCE la chiuderei immediatamente, tornerei subito alle banche centrali nazionali, chiuderei Francoforte immediatamente. Ovviamente dico, visto che c'è e ha, ed è strutturata in questa maniera e ha questi compiti, allora ragiono in questi termini. Cioè, da questo punto di vista non posso dire che la Lagarde o comunque la BCE abbia esagerato da questo punto di vista, finora. Se lo farà in futuro sarò io il primo a dire. Io, Manu, tu mi sei testimone. Avevo detto prima, quando eravamo arrivati al 2% con i tassi, ho detto portiamoli al 2,5%, portiamoli al 3%, però poi dopo finiamo. Cioè, certo, fermiamo. Sì. Quindi, e porteranno i tassi al 3% e poi non aumenteranno, non posso dire male della BCE. Che ripeto, che la struttura dell'Europa, dell'Unione è un'altra Europea. Cosa, però è un'altra cosa. Allora, a proposito di Europa, c'è chi scrive: ma è giusto così, comunque, almeno finché non verranno confermati i finanziamenti per la realizzazione dei progetti del PNRR. Allora, senti, a proposito sempre di Europa, andiamo a vedere cosa è successo e cosa succederà con l'accordo sul price cap. Ribadiamolo, tetto di 180 euro, attivabile per 20 giorni a partire dal prossimo febbraio, un'intesa che non tutti volevano e che, insomma, questa trattativa va avanti da marzo, ancora con il precedente premier Mario Draghi, che insomma l'aveva voluto molto, ma che non era riuscito poi a portarlo a casa. Fa riferimento naturalmente al TTF, ovvero la borsa di Amsterdam. E cosa ne pensi, Giancarlo, e soprattutto cosa, cioè, se questo, perché secondo qualcuno non servirà a calmierare almeno nel breve periodo i prezzi del gas, insomma, se secondo te questo può essere quantomeno un punto di inizio? Guarda, quando i politici vogliono entrare in economia, come minimo fanno disastri, perché non è il loro campo, primo, ma soprattutto perché loro sono lì perché qualcuno li vota. Quindi
devono prendere delle decisioni che sono sempre ed esclusivamente non popolari, populiste. Quando entrano in economia, in più, altra cosa, entrare in economia vuol dire falsarla. C'è un mercato, i mercati funzionano, bisogna farli funzionare, non bisogna falsarli. Quindi io sono contrario ad ogni volta che si impone un prezzo, un cambio. Abbiamo visto, cioè, le famose default degli stati sono arrivati sempre quando si è fissato un cambio artificialmente. E chi lo ha fissato? La politica. Ricordiamo l'Argentina all'inizio degli anni 90, la Grecia per aver fissato il cambio con l'euro. Quindi entrare e fissare, ma poi magari non si supererà mai i 180 e quindi aver fissato quel tetto lì non sarà servito a nulla, per dire, ma il solo voler fissare un prezzo, un cambio, un qualche cosa, è già di per sé una cosa sbagliata. Quindi, beh sì, mi fa sorridere, tra virgolette, il fatto che tu dica che quando i politici cercano di entrare in economia fanno solo disastri, perché in questo momento le decisioni principali sono da prendere proprio sull'economia, non che di solito non si abbia a che fare con l'economia, anzi è sempre la prima voce, perché l'economia ovviamente riguarda tanti capitoli chiaramente, e poi comunque riguarda il paese, la tenuta del paese, in questo momento figuriamoci. Ma credi che la Russia potrà reagire in qualche modo netto? Cioè, è arrivata ovviamente la risposta da parte del Cremlino, è un accordo inaccettabile che crea distorsione nel mercato. Ha ragione. Cioè, la questione della distorsione, cioè, ripeto, quando la politica entra e fissa qualche cosa, sbaglia. Ma perché? È vero che la politica non deve interessarsi di economia, ma non interessarsi nel senso di condizionarla, interessarsi nel senso che gli deve permettere all'economia di funzionare il meglio possibile, deve dare delle regole, delle cose, non deve imporre dei limiti, questo è Senti, ma ti chiedo una cosa che non so se è un collegamento un po' azzardato, ma siccome adesso ovviamente proprio per la volatilità dei prezzi e per aiutare appunto a tenere sotto controllo le bollette, vengono fatti dei monitoraggi più frequenti, no? Allora, abbiamo visto che dopo questo accordo, non so se anche per il gas, però perdonami, forse ricordo male, se solo per la luce, visto che dopo l'accordo il prezzo del gas è sceso, questo però non può aiutare quantomeno passo dopo passo a limitare un po' i costi in bolletta? Ripeto, magari è un collegamento un po' troppo azzardato, Ma secondo me poi dopo alla fine è il mercato, ripeto, se non si supererà mai questo, sì, questo tetto, certo, che è stato messo. Sì. Magari ci sarà a dire: avete visto, avendo messo il tetto, abbiamo limitato i danni. Magari nella realtà è il mercato che dice quello, cioè comunque fissando qualche cosa è una distorsione del mercato. Io sono sempre contrario a qualsiasi distorsione. Anche la questione, faccio l'esempio solo per del salario minimo. Sì. Salario minimo, a mio parere, è sbagliato, nel senso che poi in Europa non ne parliamo, cioè abbiamo un salario minimo di 3.000 euro in Lussemburgo e di 300 euro in Bulgaria, quindi fa ridere parlare di un salario minimo per tutti i paesi dell'Unione Europea, cioè ci sono delle diversità spaventose, quindi fa ridere. Però anche la questione, cioè, di voler imporre qualche cosa, anche se si capisce che naturalmente viene imposta con l'idea di così andare incontro alle categorie più deboli, ma nella realtà se si lascia fare al mercato le cose funzionano sempre meglio.
Ok, allora c'è Antonello che è proprio d'accordo con te, dice concordo, poi la paghi, poi dice concordo, anche perché l'economia di per sé ha sempre avuto dei meccanismi di riequilibrio automatici assolutamente efficaci. E poi, così almeno mi aggancio anche all'ultima notizia che ti voglio far commentare. Il problema italiano è uno solo: promuovere il lavoro e il lavoro alla luce del sole, naturalmente non in nero, con pagamento di tasse e contributi. Quella è la crescita buona. Vabbè, questo. Sicuramente. In realtà non è questa la notizia, ma ultimo titolo l'abbiamo visto poco fa, tanto sul prezzo del gas torneremo, Giancarlo, è chiaro. Cosa ne pensi? Allora, abbiamo scoperto che anche sul caro trasporti, cioè, c'è anche il caro trasporti, non che questa notizia ci colga impreparati, credo. Allora, Assoutenti ha mostrato come in questo momento molti studenti facciano fatica a pensare di tornare a casa, e molti probabilmente non torneranno neanche a casa, parliamo di studenti universitari fuori sede, perché i voli aerei sono veramente, cioè, hanno dei prezzi incredibili. Palermo-Roma costa più che New York, 511 euro, cioè, quindi sarebbe meglio andare in America. Poi, se si decide di partire il 20 dicembre, quindi proprio sotto Natale, ma comunque anche negli altri giorni, intorno alle feste, sono prezzi veramente proibitivi. Niente, il caro vita ci sta mettendo sotto pressione sempre di più. Chiudiamo con una battuta su questo, Giancarlo. Però qua c'è una situazione particolare sui voli aerei, nel senso In che i realtà voli sui aerei. trasporti, perché in realtà anche treni, insomma, le spese sono elevate. Poi è stato portato l'esempio di un volo, ecco, però. No, certo, no, no, anche i treni, certo, sì, anche i trasporti. No, dicevo un po' particolare, nel senso che oramai è invalsa questo fatto, cioè che se si prenota con largo anticipo si hanno dei prezzi ragionevoli, se non addirittura bassi. All'ultimo momento chiaramente le compagnie alzano enormemente i prezzi perché è chiaro che uno all'ultimo momento, pur di partire, è disposto anche a spendere cifre elevate. È il mercato anche qua, se vogliamo dire, un po' distorto, però cioè, dobbiamo capire. È anche vero che magari gli studenti un mese fa non sapevano il giorno preciso nel quale magari finivano le lezioni, che ne so. Quindi, però di fatto è questo, diciamo, se avessero prenotato un mese fa, senz'altro avrebbero trovato delle tariffe migliori. Gli ultimi giorni le tariffe diventano davvero, come hai detto tu, costa di più un Palermo-Milano che non uno, cioè un Milano-Palermo, insomma, che non un Milano-New York. Insomma, la motivazione è quella. Ok, no, 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 questo sicuramente. Poi se ci mettiamo che i prezzi sono alti per una serie di motivi che conosciamo, insomma, figuriamoci. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie. Invitiamo i nostri amici a seguirti anche sul tuo canale Finanza in Chiaro. Noi ci vediamo la settimana prossima, insomma, sulle fonti TV. Se non partirai o per New York o per Palermo, non so, a questo punto meglio stare a casa. Battute a parte, insomma, ti auguro un buon Natale e insomma, ci sentiamo la settimana prossima, grazie mille. Ovviamente, permettimi di augurare buon Natale a tutti gli ascoltatori delle fonti Ti fanno gli TV. auguri anche alcuni nostri telespettatori che ci hanno seguiti nella puntata. Grazie a tutti e tanti auguri. Grazie Giancarlo Marcotti. Allora, io vi ringrazio per averci seguiti in questa prima parte della giornata. Vi invito a rimanere sulle fonti TV, adesso tanti approfondimenti e niente, ci rivediamo presto. Seguiteci anche sui social, domani saremo ancora in diretta, ma comunque adesso continua il nostro palinsesto. Arrivederci.